Presidente Tringali, era attesa quest'ultima partita per il saluto finale dello Sporting Trecastagni qui contro il Ladakata, però la formazione ospite non si è presentata, non possiamo dire le motivazioni ufficiali, sappiamo però quelle ufficiose, molto probabilmente insomma c'è stato già un addio da parte di molti giocatori, anche qualche problema societario su cose purtroppo extracalcistiche. Che non stiamo qui a discutere, sarebbe stato bello concludere il campionato oggi, giocando. Ma sicuramente è un'opportunità persa, mi dispiace molto che la società d'Agata non stia venendo e quindi non potendolo affrontare sarebbe stata insomma, una festa per tutte e due le società, chiaramente ormai salve entrambe, la nostra posizione sicuramente. Da un certo profilo ci guadagna perché non disputa la partita, ma non era così che volevamo arrivare dove siamo arrivati a 47 punti giocandole. Purtroppo il campionato viene falsato in molti episodi e la federazione dovrebbe stare attenta a queste cose. Forse è arrivato il momento di raggruppare invece di quattro gironi, farne due, ma sei importanti. Per le società che hanno ancora voglia di scommettersi. Voltiamo pagina, parliamo di futuro, anche se ancora il campionato, diciamo che ufficialmente non è finito, però per voi ormai non c'è più la possibilità di scendere in campo, anche perché sappiamo che c'è l'Adrano, quindi sarà un altro 3-0 a tavolino domenica prossima. Parliamo di futuro, cosa bolle in pentola qui a Trecastagni? Ma intanto io già dalla settimana di Pasqua, in occasione degli auguri, mi sono già congratulato con lo staff tecnico, l'allenatore, con tutti i giocatori per la posizione e il meraviglioso campionato svolto. Noi stiamo un attimo a riflettere qualche giorno e già con Sabatini e Torrisi abbiamo già buttato le premesse per un nuovo campionato, quantomeno alla stessa stregua di quello che abbiamo disputato. E se c'è qualcosa che verrà fuori, può darsi anche che facciamo qualcosa in più. Il discorso lascia intendere che i primi confermati potrebbero essere appunto il direttore Sabatini, Sanzio e l'allenatore Alfio Torrisi. Può Ma io ho confermarlo? confermato tutta la squadra, dall'allenatore ai preparatori, a tutti i giocatori, quindi Sanzio fa parte ormai integrante della mia società e quindi parte l'amicizia che ci lega. E non c'è un motivo per cui non dover confermare una squadra che si è distinta così brillantemente. Ci saranno dei ritocchi, ci saranno degli aggiustamenti, poi ognuno è libero, se ha delle richieste, mi riferisco ai giocatori, mi riferisco all'allenatore. A me piace sempre che chi è stato con me debba progredire e io ne sono contento. Però se non ci sono queste premesse possiamo ancora fare qualcosa insieme, anche perché il nostro progetto l'anno scorso non era basato su un anno, noi iniziavamo un discorso per lo spazio di 3 anni, avere dal vivaio stesso Trecastagni tutti i giocatori che potevano servire alla prima squadra. Una battuta su allievi giovanissimi che stanno ancora disputando il loro campionato, molto probabilmente faranno i playoff. Giovanissimi sicuramente per gli allievi si attende solo una conferma, è contento per questo. Ma sicuramente il nostro settore giovanile è già una grande riserva per noi altri. Oggi mister aveva convocato anche un 2000, quindi Rosano, quindi su di loro noi scommettiamo, quindi la nostra politica poi quest'anno è stata quella dei giovani, hanno giocato in diverse partite, 5, 6, 6 under, quindi su questo ci sentiamo già appagati per la politica che ci eravamo prefissi di fare. Un appello alle istituzioni, per L'appello il alle campo. istituzioni è quello che nei bilanci dovrebbero prevedere anche qualcosa per lo sport. Lo abbiamo sempre richiesto e oggi entrando nel nostro campo è un colpo d'occhio vedere un campo così, non credo che ce l'abbiano tutti.
E questo è dovuto ai sacrifici chiaramente che abbiamo fatto noi altri dello Sporting di Castagna, non certo per i meriti dell'amministrazione, perché l'amministrazione ci ha affidato questo, teoricamente questo campo, ora speriamo che prima dell'estate mantengano questo impegno in modo tale che possiamo completare gli altri due campi in sintetico e quindi avere veramente una struttura adeguata a quelle che possono essere le richieste del paese, dei paesi vicini anche. Insomma, c'è anche la pista atletica da sistemare e tante altre cose, la palestra. Quindi è una struttura che, se non viene affidata ai privati, è una struttura destinata a morire, perché i sacrifici ne abbiamo fatti tanti ma non siamo più disposti a farla. Purtroppo un po' un pizzico di delusione c'è, perché finire il campionato in questo modo, un cambio di promozione, veramente non è il massimo. E soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto avremmo immaginato una fine diversa, con una bella giornata di sport tra noi e gli amici anche del Dakata, e finire nel miglior modo possibile, con molta tranquillità e spensieratezza, una stagione che ormai è agli sgoccioli, che comunque c'è da scrivere un'importante nota, perché la squadra quest'anno ha fatto veramente qualcosa di importante ed era bello e degno che avremmo meritato una fine diversa, però va bene lo stesso. E abbiamo passato lo stesso noi una giornata come sempre, tutti insieme, ne abbiamo approfittato per fare ancora più gruppo di quello che c'è stato durante tutto il campionato. È un campionato che avete iniziato bene, in maniera scoppiettante. Dal precampionato ricordiamo una sequela di vittorie che sicuramente ha sorpreso un po' tutti gli addetti ai lavori, compresa la Coppa Italia. Avete iniziato il campionato, poi ci sono state quelle quattro sconfitte e un pareggio, poi avete iniziato un ciclo positivo, poi il periodo di pareggite acuta che vi ha afflitto un po' a gennaio, quindi una vittoria a Mascara Lucia, un'altra serie di sconfitte insomma contro le big del campionato che ci potevano anche stare, però voi avete lottato e meritavate sicuramente sorte diversa, e poi un finale in crescendo. Questo il bilancio del campionato a freddo, secondo Alfredo Risi? Hai fatto la giusta analisi. Io penso che l'unico nostra diciamo sfortuna, fra virgolette, è stato il nostro calendario difficile, perché durante la stagione Atletico Catania, Ragusa, Città di Paternò uno dietro l'altra, penso che nessuna squadra avrebbe fatto meglio di noi. C'è da dire che siamo partiti bene, al di sopra delle aspettative, come tutto il campionato. Hai fatto tu bene a far notare le nostre quattro sconfitte consecutive nel giro di andata, che dopo diciamo Atletico Catania, Paternò e Ragusa siamo stati dove abbiamo perso in un momento nostro difficile, però è anche giusto ricordare 11 risultati utili consecutivi, che non sono un fattore da poco. Abbiamo fatto 4 vittorie consecutive e quindi io direi che abbiamo fatto un campionato che poi anche nel giorno di ritorno stesso alla fine abbiamo fatto un punto meno di quello d'andata. E tu sai benissimo che il giorno di ritorno non è facile mai riconfermarsi come l'andata, e noi alla fine ci siamo anche riusciti. Io penso che questa è una giornata, un campionato, come tutti hanno definito a livello di squadre, un campionato molto difficile, molto importante, con piazze come note. Siamo arrivati dietro a Santa Croce, Ragusa, Atletico Catania e Paternò, che naturalmente sono quattro squadre che a livello economico e a livello di rosa hanno speso molto più di noi. E siamo arrivati dietro al Caltagirone, che nel mercato di dicembre si è rafforzata tantissimo, come l'Eco di Obea. Noi invece nel mercato di dicembre abbiamo soltanto rimpiazzato qualcuno che è andato via per motivi di lavoro. Quindi forse che nelle squadre che sono sopra di noi siamo stati l'unica squadra, non abbiamo fatto un mercato di dicembre a livello di rafforzamento ma solo riparatore, mantenendo sempre gli equilibri della squadra. E io sono più che contento di quello che abbiamo fatto quest'anno, perché 47 punti non sono numeri da poco, siamo il quarto miglior attacco del campionato, la squadra man mano è un gruppo totalmente nuovo, tra qualcuno che è rimasto l'anno scorso e qualcuno che ho portato io dalla seconda categoria, non ce lo dimentichiamo, e qualche altro ragazzo che si è aggregato, qualche giovane,
pagando, diciamo, un inizio dove magari c'era, si è pagato un po' di inesperienza, perché alcune partite come Città di Catania in casa per esempio è mancato quel pizzico di esperienza alla squadra, però poi alla fine, una volta che siamo riusciti a lavorare, il lavoro ha pagato. Io credo che nel calcio l'unica cosa che conta è questa, è il lavoro paga, e alla fine i risultati sono stati questi. Grande merito alla società, al nostro presidente. E nonostante oggi siamo già all'ultima partita da noi, fra virgolette, da giocare, la squadra, lo staff e tutti sono stati già soddisfatti fino all'ultimo centesimo per il rimborso speso in una maniera anticipata, e questa è una cosa bella da fare notare, perché come oggi, quando ci sono problemi in altre società, è giusto anche evidenziare come a Trecastagni si sta bene, come il nostro presidente e tutta la società ha lavorato per non fare mancare niente alla squadra. E quindi penso che alla fine è giusto dire che in un campionato che ancora deve finire non c'è nessuno che avanza qualche rimborso spese. Questa è una cosa bella da dire, perché quando le cose vanno bene i meriti non vanno solo all'allenatore, alla squadra, ma vanno anche alla società, che dietro le quinte fa un lavoro, diciamo, eccezionale, e questo ha portato anche a fare questi risultati, la serenità. Quel periodo opaco. Ecco, quel periodo opaco, ti volevo dire proprio su questo, è stata la pazienza la chiave di tutto, perché avete pazientato, avete continuato a lavorare quando i risultati non arrivavano in quel periodo. Sì, purtroppo, sai, io penso che c'è stato anche un po' di sfortuna, perché secondo me noi eravamo un passo dai playoff. La partita che secondo me ha segnato le sorti di questa stagione è stata la partita in casa contro il Santa Croce, quando abbiamo sbagliato due rigori, una traversa ha preso Flavio Boccaccio, abbiamo attaccato per 95 minuti, però nella partita di quella, quando non hai subito un tiro in porta solo contro una squadra naturalmente molto più attrezzata di te sulla carta, ma in teoria e in realtà non è stato poi così, e non riesci a sbloccare neanche con due calci di rigore. Ti ricordi che quella partita il Santa Croce arrivava a Trecastagni, quarto in classifica, a 4 punti, 4 lunghezze più avanti di noi, quindi in caso di nostra vittoria ci saremmo messi a un punto, e da lì penso che sarebbero cambiate le sorti. Però voglio dire, è già che siamo riusciti a sognare un traguardo importante come playoff, penso che sia stato qualcosa veramente di irripetibile, secondo me, perché non è facile anche ripeterlo quello che abbiamo fatto quest'anno, e di qualcosa che veramente è giusto non farla passare in secondo piano, perché veramente quest'anno abbiamo fatto qualcosa di straordinario, qualcosa di impensabile. Mi ha fatto veramente un vero miracolo calcistico, veramente. Ma il merito, ripeto, la squadra che mi ha seguito in tutto e per tutto, allenamenti di mattina, allenamenti di sabato, sotto la neve siamo stati qua, e la società alla fine che non ha fatto mancare niente per questo. Quindi bello tutto, un anno veramente importante, per me è stato il primo anno di allenatore in promozione, per me è stata una nuova esperienza, e penso che meglio di così non avrei potuto fare. Il patron Tringali poco fa nell'altra intervista ha già confermato Sabatini e Torrisi, di fatto l'ho fatto capire, anche se non è una cosa ufficiale. Sì, ma in questo penso che già il presidente, la sua stima nei miei confronti, l'ha rimarcata in varie occasioni. Settimana scorsa c'è stato già un piccolo approccio per cercare di vedere un tantino se si può fare qualcosa anche per l'anno prossimo, e di questo ne sono onorato. E ringrazio il presidente Tringale per la possibilità che mi ha dato quest'anno di allenare lo Sporting Trecastagni in promozione, perché è stata una persona che ha scommesso su di me, da dargli meriti di questa scommessa che è pienamente vinto. E riguardante la mia riconferma sono contento, però adesso è, diciamo, il momento un po' di riposarsi, e poi per cercare di sederci e vedere se è possibile magari ricominciare un altro anno insieme. Circolano voci nell'ambiente di un saluto di Alfio Torrisi ad Trecastagni, di un approdo a un'altra panchina magari di categorie superiori. Cosa c'è di vero? No, per ora non c'è niente di vero e niente di non vero. Per ora è giusto che è appena finita questa stagione, ripeto, è giusto cercare di vedere con il presidente se è fattibile ricominciare insieme anche l'anno prossimo. Su queste voci che circolano qualcosa c'è, però niente di concreto. Questo fa piacere comunque, perché alla fine il lavoro che è stato fatto vuol dire che è stato sotto gli occhi di tutti, e quindi premia a me e a tutti. Però ancora parlare di futuro penso che sia prematuro, perché ancora si gioca per altri 10 giorni, ci sono playoff, ci sono playout.
quindi magari se c'è qualche squadra che si sta iniziando a muovere in tempo, magari forse ancora un po' troppo presto, aspettiamo e vediamo quello che possa nascere. Per ora, ripeto, priorità massima allo Sporting di Trecastagni, se eventualmente non ci sono le condizioni di fare, di ripetere quello che abbiamo fatto quest'anno, di alzare un pochino l'asticella del lavoro fatto con qualche ambizione in più, si valuteranno tante altre situazioni che possono anche starci in pentola già da adesso, però ti ripeto, è giusto finire, fare finire agli altri e poi per il futuro c'è tempo. Per ora è meglio, è bello goderci questo momento, perché un finale di stagione così bello, così importante, con questi punti, penso che è giusto goderselo. Poi per la programmazione ancora c'è tempo, facciamo finire i campionati e poi magari si penserà. Diamo appuntamento a te, alla squadra, allo staff societario per una puntata speciale di Marettana Sport. Sì, l'avevo promesso che a fine campionato sarei venuto e così sarà, penso in settimana, se mi farei sapere quando, sarò onorato. Comunicheremo la data più presto. Sarò onorato di essere ospite in questa trasmissione.